Una mattina all'alba è trovato morto nel suo palazzo il conte Tommaso Striggi, cancelliere del duca di Mantova. Il suo segretario, Paride Maffei, riceve in eredità l'archivio e la biblioteca del conte. Item istituisco, nomino, dichiaro erede universale di ogni mio bene l'illustrissima casa regnante di Gonzaga, di cui sono stato per tutta la vita devoto e partigiano come sarà fino al momento di mia morte. Paride Maffei trova nella biblioteca le carte segrete che il cancelliere stava scrivendo il giorno della sua morte. È una disperata confessione indirizzata all'abate di Santa Barbara. Ecco perché chiedo a vostra paternità una benedizione o magari un esorcismo. La confessione ci riporta a 10 anni prima, nel 1627. Vincenzo II, il duca regnante, benché logorato dalle malattie, sperpera l'enorme ricchezza dei Gonzaga. Si circonda di giovani donne, come la cantatrice Flaminia o la nana Carezzina. Si diverte con il buffone Ferrandino, sospettato di essere una spia. Ma il problema più grave che preoccupa il cancelliere Striggi è la successione del ducato. Vincenzo non ha figli e vorrebbe divorziare dalla moglie per sposare la nipote Maria. La giovane è innamorata del cugino Carlo di Nevers, del ramo francese dei Gonzaga. Questo matrimonio tra cugini è incoraggiato dallo Striggi, che spera nell'alleanza dei francesi contro le ambizioni di conquista dei tedeschi e degli spagnoli. Tra le carte, Paride trova il nome di Osanna, sua madre, che per 20 anni è stata governante in casa Striggi. Paride continua a leggere la confessione. Quel giorno che mi appare ora tanto terribile, si sarebbe detto dedicato alle grazie e al riso. Il conte Striggi, scorgendo la cantatrice Flaminia, amata dal duca, lontana dalle sue stanze, la segue nell'ala più antica del palazzo. Flaminia è atterrita di fronte a un corpo imbalsamato, giacente in una teca di cristallo. Non piangete. Ehi, Bonaccorsi. Passerino Bonaccorsi, eh? Su, su. Un guerriero antico. Non può fare del male. Su, sta lì da 300 anni. Sopraggiunge il duca Vincenzo, che rincuora Flaminia, e comanda al suo cancelliere di far seppellire il corpo del Bonaccorsi nella cripta dei Gonzaga in Santa Barbara. Si dice che dalla sua presenza in questo che fu il suo palazzo dipenda la stabile fortuna dell'illustrissima casa Gonzaga. Non che io creda alle favole, ma forse al momento presente sarebbe utile non toccare nulla di ciò che finora ha portato bene. Il duca ribadisce l'ordine che deve essere eseguito la sera stessa. Per la cerimonia della traslazione, il cancelliere riunisce poche persone fide. L'orafo Bernardino Maffei, marito di Osanna, il francescano frate Camillo e l'arciere ducale Bonviso. Giunti a palazzo, vedono apparire la cantatrice Flaminia in compagnia del buffone Ferrandino. Lo Striggi è profondamente irritato, ma Ferrandino mostra la pergamena del duca che li autorizza ad essere presenti alla cerimonia. Quando maestro Bernardino e l'arciere Bonviso sollevano il corpo del guerriero per deporlo nella bara, il corpo si dissolve. Era un fantoccio. Il buffone si prende gioco con tremenda insolenza del cancelliere e dei Gonzaga. I tuoi Gonzaga. Polvere e stracci. Portala al tuo duca questa. A quell'impotente che vorrebbe stuprare la nipote. Fra poco cominceranno le risate. Ah! Sia ben sorvegliata e isolata. Vai! Andrò poi io a vederla.
Ego te absolvi, tuis, nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Requiem aeterna damnis Dominus per Petrucio Teis, requescant in pace. Amen. È morto. Bene. Assolto e pentito. Là dentro. Là dentro. Dio ha i suoi disegni. Maestro Bernardino, aiutatemi. Entrato, giusto. Datemi forza, Dio mio, tutto deve essere detto. Senza lasciare tracce. Ogni scandalo evitato, nessun turbamento per il popolo. Salvato la dignità del duca. E perché no, le preghiere e la pietà del suffragio per uno che è morto assolto e benedetto. Voting in the room for the same thing.
Possiblorum. Amen. Dominus vobiscum. Ecco, spirito tuo. Requiem eterna dona ei Domine, et lux perpetua lucia tua. Requescat in pace. Amen. De profundis clamavi a te, Domine. Domine exaudi voce mea. Sustinuit anima mea in verbo eius. Speravit anima mea in Domino. La porta in feriero e Domine. Rinaldo Bonaccol si è detto il passerino per la pietà di Vincenzo II, duca di Mantova. Qui accolto nella luce eterna che pacifica vinti e vincitori. Quella era la mia sentenza. Non l'avrei mai più potuta cambiare. Richiesta di grazia. Lui queste carte non me le avrebbe affidate mai. Devo parlare con l'abate di Santa Barbara. Ma voi chi siete? Io? Sì? Io sono pari di Maffei. Perché? C'è in me qualcosa di sospetto, io sono mantovano. Ma non vivete qui? Ora vivo a Venezia. Sto in casa con Tarini come intendente. Se volete la mia polizza di forestiero residente a Venezia. Oh no. Non vi ricordate maestro Bernardino Maffei? Orafo. Era mio padre. Ah. È lui che ha donato a questa chiesa il calice d'oro con teste d'angeli, è un'opera sua. Sì, sì, certo, certo, il calice. Pensate che l'unico arredo sacro scampato per fortuna al saccheggio, a quelle mani ladrissime dell'Aldringen. Tedeschi e spagnoli non ci hanno risparmiato nulla. Prima ero segretario del conte Tommaso Strigi, il cancelliere del duca. Oh, che Dio l'abbia in gloria, un gran buon signore. Potrei sapere il motivo della vostra visita. Ho qualcosa da dire al signor abate. Ah, proprio ora Sua Eccellenza si è ritirato in preghiera. E io non posso interromperlo. Ma io non voglio niente per me. Devo solo parlargli prima di consegnargli queste carte. Ma potreste ripassare fra qualche ora. Aspetterò. Prego. Come avete detto che vi chiamate? Paride? Maffei. Fino a quando, o peccatori, ardirete di abusare della pazienza di Dio? Su, date fiato alle vostre trombe, angeli vendicatori, oscuratevi, o cieli, e negate ogni luce che non sia folgore spaventosa. Piovete, o fiamme, e incenerite ogni cosa. Apriti, o terra, e ingoia famelica le case. Uscite dalle tane, o belve. Correte, sbranate, lacerate, uccidete. Nessuno,
scampi alla vostra furia. Nessuno. Non voglio insultare le vostre miserie, o mantovani, ma ditemi la verità. Avete cambiato i vostri costumi dopo i solenni castighi che vi siete attirati? Dopo che le orde tedesche e spagnole, strumento della collera divina, si sono abbattute sulla nostra città? Ahimè, no. Possiamo solo dire davanti al Signore con Isaia: ecce, tu iratus es, e noi continuiamo a peccare. Credetelo tutti, perché è vero. Dio esiste, è giudice, è severo, è fulminante. Pensiamo a placarlo, non perdiamo tempo. Espiamo i nostri speciali e gravissimi peccati. Solo così Dio fermerà la sua mano flagellatrice. Preghiamo. Santa Maria. Ora pro nobis. Santa Dei Genitrix. Ora pro nobis. Santa Virgo Virginum. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. Mater Divine Grazie. Ora pro nobis. Mater Purissima. Ora pro nobis. Mater Castissima. Ora pro nobis. Mater Inviolata. Ora pro nobis. Mater Intemerata. Ora pro nobis. Mater Amabilis. Ora pro nobis. Mater Admirabilis. Mater buoni consigli, mater creatori, altri peccatori, mater salvatori, ruina è la strada della virilità di potenti, mater misericordia, ora pro nobis, Virgo prudentissima, ora pro nobis, Virgo veneranda, ora pro nobis, Virgo predicanda, ora pro nobis, Virgo potens, ora pro nobis, Virgo clemens, ora pro nobis, Virgo fidelis, ora pro nobis, Virgo ingiustizia, ora pro nobis, sede sapienza, ora pro nobis, causa nostra letizia, ora pro nobis, classe spirituale, ora pro nobis, classe onorabile, ora pro nobis, classe insigne devozione, ora pro nobis, prosa mistica, ora pro nobis, ordis davidica, ora pro nobis. Mi dispiace, ma non sono ancora riuscito a vedere Sua Eccellenza. È stato chiamato d'urgenza a palazzo. Il duca non può stare un giorno senza consigliarsi con Sua Eccellenza. Dovete scusarmi. Don Vincenzo, non ho nemmeno potuto fargli la vostra richiesta. So benissimo che alle porte dei potenti bisogna bussare 100 volte perché la centesima si aprano. Tornerò domani. Non so, non credo. Sono mortificato. Sua Eccellenza rimarrà tutto il giorno al Bosco della Fontana, al nuovo eremo del Duca. Ma non potreste spiegare a me di che cosa si tratta? Ve l'ho già detto. Devo consegnare queste carte al signor Abate. C'è di mezzo una confessione. Ma se si tratta di una confessione, perché non vi rivolgete a frate Taddeo, frate Aurelio? Sono due uomini santissimi. Possono ascoltare qualunque cosa. Andateci. Voglio parlare con l'Abate. E allora, figliuolo, tornato l'altro giorno? Ma non sarà cosa facile. Ipocriti! Richiesta di grazia. A me. Perché non posso firmare? Mi ha lasciato in eredità questo casinetto. Proprio a me. Non dovevo dimenticare. Questo voleva il conte Strigi.
Voleva che i ricordi mi soffocassero. I ricordi. Devo allontanarli da me. Signor Abate, il conte Astrigi pensava di rendere a voi la sua confessione. Ecco le carte. Cercherò di darvela io stesso o di farvela avere da persona sicura. La ragione di tanta segretezza è essenziale. Più che carte segrete, sono carte malefiche. Sono certo che il mio padrone non era trafitto mille volte al giorno dal pensiero di aver ucciso uno spregevole buffone, ma da qualcosa di più tremendo. E per questo chiedeva una benedizione, sapendo di non averne diritto. Eppure il conte Tommaso Striggi non era uomo da ingannare se stesso. Provava tutte le vie per arrivare al vero dolore dell'anima, per condannarsi o assolversi. Insomma, i fatti concreti sono questi: che ci debba stare o no il buffone Ferrandino sotto il nome di Passerino Buonacolsi nella cripta di Santa Barbara, solo voi, signor Abate, lo giudicherete. Questo diritto ingrato è tutto vostro. Dopo avervi consegnato queste carte insieme con la presente lettera, torno a Venezia e non voglio neppure sapere più di averle viste. A separarmi da lui. Con quel cavallo corre da temerario. Dice che tutti glielo invidiano. Un cavallo alla sua età è molto importante. I cavalli, sì. La poesia, la musica, le donne, sì. Ma Paride non è più un ragazzo. Non è una testa leggera. Nessuno meglio di voi sa quanto sia bravo a scrivere e a tenere i conti. Sarà un ottimo intendente. Sì, sì, certo, ve l'ho promesso, ma a suo tempo. Vi sembrate stanca, Osanna? Forse la campagna vi farebbe bene. No, è che dormo poco la notte. Sto in pensiero per Bernardino. Che succede al vostro marito? È inquieto. Di notte si sveglia di soprassalto e lo vedo con gli occhi fissi guardare nel vuoto. A volte parla da solo. Di che cosa parla? Oh, dice parole spezzate, incomprensibili. Povero Bernardino. Parla di un fantoccio. E lo chiama con nomi diversi. Da quando è così? Saranno 2 mesi. Paride se ne accorge. Figuratevi, i giovani hanno il sonno duro. Io non so più cosa pensare. A volte mi sembra che Bernardino parli col demonio. Avevo pensato di fargli fare un esorcismo. Chissà. Esorcismo. Ma volete mettere in ridicolo un uomo come maestro Bernardino? Un uomo di mente lucida? Metterlo nelle mani di chissà quale prete? Oh, siete una donna da poco. Non eravate così un tempo. Osanna, perdonatemi, ho la testa buiata. Tanti pensieri. Paride Pegoniaca, c'è bisogno di un intendente. Puoi partire oggi stesso. Vieni con me, ti darò istruzioni. Vai. Su. Vai. Vai, caro.
fratello del vento. Sì, il fratello del vento. Argentina è il fratello del vento. Sono sudati, asciugateli bene. Pura razza gonzaghesca. Che magnifico animale quel tuo argentino. Argentino Leardo Pomellato, glorioso Leardo Moscato, Dario Morello Moro Pezzato. Battaglia! Sauro Stellato. Di quanti nitriti illustri hanno risuonato le scuderie dei Gonzaga. A palazzo ora si vestono alla francese. Dovresti vedere che brache attillate e che giubbetti color carnicino. La moda spagnola è passata, ora siamo tutti infranciosati. Sovrintendente. Si sta bene qui. Peccato, Paride. Presto finiranno questi tuoi ozzi in riva al mincio. Lo so. Devo tornare a Mantova. Che succede a corte? Il duca Vincenzo si è sentito male ancora una volta. C'è chi dice che non ne avrà per molto, ma io non ci credo. Pensa sempre al divorzio. Ha tanta voglia di sposarsi. E ha ragione. Se muore senza eredi, ci vengono addosso tutti. Imperiali, spagnoli. E quell'indemoniato del duca di Savoia sarebbe il primo ad assalirci. I francesi almeno sembrano nostri amici. E il conte Tommaso che pensa? Che fa? Lui. Il conte Tommaso. Il cancelliere. Sono convinto che segue un suo disegno, sempre per il bene dei Gonzaga. I Savoia li vogliono vedere morto. Sì, lo so per certo. Stanno complottando contro di me. Vostra madre, sempre la solita intrigante, è arrivata fino alla Santa Sede per mettermi contro il Papa. Ci sono dispacci da Roma. Parlate. Parlate voi, Conte Striggi. Cosa dice questo Papa, questo Urbano VIII bigottissimo? Dice che la principessa di Novellara, vostra moglie, è una donna di grande animo e intelletto. E dice anche che per Mantova sarebbe utile un matrimonio tra giovani. Utile! Sarebbe utile per Mantova! E voi, Maria? Qual è il vostro pensiero? Su, parlate, Maria. Che ne pensate? Siete favorevole anche voi. Ah, sì! Siete d'accordo! Ma come, Maria? Proprio voi, tanto pia, tanto religiosa, volete che io resti in peccato, legato a quella strega? A quella vecchia puttana? Signore zio, se permettete, vorrei ritirarmi. Mi tradite anche voi. Io? Dovete sapere la verità, signor Duca. La Sacra Rota non vi sarà favorevole, neppure questa volta. Ma voi dovete provare chi siete. Dovete pensare al futuro dei Gonzaga. Tutti i maneggi attorno alla nostra corte finirebbero se la principessa Maria sposasse Carlo di Nevers. I due giovani si amano. Si amano. L'intrigo è sotto i miei occhi. E io, che consideravo Maria mia moglie. E voi, voi le avete tenuto mano. I giovani. Tutto appartiene a loro. Fanno bene.
non fanno come me che ho buttato via la mia giovinezza. Ma no, non voglio. Mi appellerò anch'io alla Sacra Rota. Troveremo un modo per vincere la causa. Venderò tutto. Quadri, statue, palazzi, tutto, tutto! Madre, eccomi. Mi hai fatto paura. Sono tornato. Vai, vai, Davide. Madre, madre cara. Guardate. Fichi, uova, noci, formaggi. Come vi sembra, signor intendente? Quasi bello come mio figlio. Lo sai, si è sposato. Il conte si è sposato. Guardala, la nuova contessa. Che birra gioco. Mirtilla poco. Don Giamuello, gatta cattiva. Così la vidi camminare per il giardino dei miei giochi infantili. Lei, lei che per noi giovani era stata una visione meravigliosa, proibita. Lei che avevamo visto trasvolare così splendidamente segreta nella carrozza del duca. Era lì, nel nostro giardino, vicino alla nostra casa. Signor Conte, ho saputo. Permettetemi di rallegrarmi con voi del vostro matrimonio. Vi ringrazio. Ma nulla è cambiato in casa. Lasciate sul tavolo il registro dei conti di Begognaca, lo vedremo dopo. Andiamo intanto a tavola. A Begognaca avete trovato il tempo per scrivere poesie? Ho scritto le parole di una canzone, cosa di poco conto. La manderemo a Venezia, dal nostro grande maestro Monteverdi. Deciderà lui se siete fatto per l'ufficio di segretario o per la poesia. Pari, non sedete? Al vostro solito posto. Nulla è cambiato. Agapito, Bertolino. Rufino. Che cosa stai facendo qui? Lo sai che in queste camere non ci devi venire. Vai, vai, vai.
Qui non ci dorme nessuno, vero? Quante ne vuoi sapere? Sei troppo curioso, ragazzo mio. Ma allora dove dormono? Sai, Conte dorme da basso, come sempre. E la Contessa dorme nel suo appartamento. La signora Flaminia... Zitto. Se ti sentisse il Conte, non vuole che si parli di lei. Andiamo, su, andiamo. Ma perché allora l'ha sposata? Io non so niente. Se mi dite qualcosa non farò più domande, ve lo prometto. Cose grosse. Ordini di palazzo, dicono. Il mondo tutto sta immerso nel fango e quella fedeltà costante di servire onoratamente il suo principe ora viene reputata sciocca e stolta ostinazione. Parole come queste le ho sentite anch'io in corte. Alcuni dicono perfino che questo duca non merita la nostra fedeltà. Lo so. Gente colma di perfidia. Solo l'infame interesse muove il loro animo. Oggigiorno il nostro duca non può fidarsi neppure dei parenti. I Gonzaga di Guastalla, quelli di Bozzolo, quelli di Novellara stanno tramando. Sono tutti disposti a tradire. E io, costretto a vedere, a sentire cose così obbrobriose, che posso fare se non difendere i Gonzaga? La vera fedeltà è la sola difesa. Non solo bisogna essere pronti a dare il proprio sangue, ma è necessario versare senza timore il sangue dei nemici dello Stato. Questa non è colpa, è dovere. Ma se il principe si mostra ingrato, se non comprende quanto costa questa fedeltà? La fedeltà deve essere difesa. Almeno da una parte. E dà più valore chi è più fedele. Dio sia con voi. Mi avete fatto chiamare. La Contessa Strigi vuole prepararsi lo spirito alla novena di Santa Lucia. Il confessore della Contessa non è frate Paolino. La Contessa vi aspetta. Vi accompagno. Esce solo di mattina presto per andare a messa. Sta come in gabbia. È dimagrita, l'hai vista? Il Conte non vuole che si parli di lei. Ma io sono riuscito a far parlare Rufino. Pensa, non mangiano insieme e non dormono insieme. Vieni via. Il mio signore, mi chiamano. Devo andare. A quest'ora il Conte sale da lei, nel suo appartamento. Non ci va mai da solo. Chiama sempre mia madre. È molto sorvegliata. Che cosa si dice a corte di questo matrimonio? Se ne parla? Parlare? Se ne straparla. Immagina la signora Cinzia, delusa com'è, dice che è stato lui a volerla per sé. Io sono certo che il cancelliere lo ha fatto per rendere un servizio ai Gonzaga. Quando il duca è stato male, il suo confessore, sai come sono fatti i preti, non faceva altro che dire di peccati, di inferno, di dannazione. A Roma poi si insisteva sullo scandalo. Insomma, quello che so è questo. Il consiglio venne radunato da padre Urbani,
nella camera da letto del duca. Naturalmente c'era anche il conte Striggi. Le cose dello Stato mi obbligano a mandarvi per qualche tempo fuori di Mantova, Flaminia. Ma non dubitate. Voi siete sempre la mia cantatrice prediletta. Non dovete aver paura. Non vi mancherà nulla. Nessuno vi manda via. Nessuno ci pensa. Vorrei avervi sempre vicine. Il vostro canto mi sollevava il cuore. Ma io non potrò più sentirvi cantare. Almeno per ora. Vedremo insieme quello che è più conveniente per voi. Padre Urbani, dite il vostro pensiero. Il convento di Venezia sarebbe il porto più sicuro. Volete tornare al convento dove avete studiato musica? Quelle buone suore vi saranno sempre accanto. Forse le suore non le convengono, è una cantatrice. È brava. Potrebbe andare a Roma. Il cardinale Ottoboni mi aveva richiesto una musicista per la sua camerata musicale. È proprio a Roma. Due passi da sua santità. A Roma ci sono 100 corti. Una peggiore dell'altra. Potrebbe andare dal Granduca di Toscana. La Granduchessa Cristina apprezza molto sentir cantare. Ci andrete volentieri? Ritroverete là il nostro Ferrandino. Una gran testa balorda, ma un mimo eccellente. Non se ne è saputo più niente dopo la sua partenza. Signor Duca, non ricordate perché lo avete licenziato? Era un insolente, un maligno, una spia. No, signor Duca, Firenze mi pare un vespaio. Se non volete il convento, si può pensare ad un onorevole matrimonio. A chi pensate? Per esempio al signor Mancinelli di Casal Monferrato, con una buona dote. Nelle mani di un Mancinelli? Nelle mani di quel violento? Signor Duca, vi chiedo la mano della signora Flaminia. Per me. Non lo penserete. Signor Cancelliere, questo non è un buon pensiero. No. No! No! È difficile, difficilissimo che tu lo consente, molto malato com'è. Tuttavia rifiuta di considerare il grave pericolo che ci minaccia. Si illude proprio di potersi riprendere. Caro frate Camillo, è duro per lui pensare a un Gonzaga di Francia. Frate Camillo! Oh, paride! Ah. Il conte aspetta una risposta. Rifiuta. Il duca non vuol sentir parlare di successione. Non vuole nominare eredi. Paride, vieni, c'è spettacolo. Arriva la carezzina. Mandano via la carezzina. La portano in convento. C'è riuscito il confessore. Andrà a rallegrare qualche gran fratone. Sarà la vittima di qualche grande badessa. Fatemi vedere il mio duca. Il mio duca sta male. Il mio duca, lui sarebbe contento di vedere la sua carezzina. Mi scacciano, mi scacciano. Dalle monache, no, no, non ci voglio andare, no, no. Non mi ha permesso di continuare. Mi ha congedato, capite? Eppure non c'è più tempo. Il duca deve decidere. Adesso tocca a voi. Che cosa avete da chiedermi, signor cancelliere?
Da questa notte, nelle case di Don Ferrante Gonzaga stanno entrando armi. Lance, picche, moschetti, mortai. Hanno contato 50 mortai. La congiura avanza sino alle soglie del vostro palazzo, signor Duca. Quel Gonzaga, davvero parente traditore, si è accordato con l'imperatore, dunque. E con gli spagnoli. Vostro cugino, Don Ferrante, vorrebbe impossessarsi di Mantova e del Monferrato. E l'imperatore consente. Così, appena sarò morto, io non sono ancora morto. Mettete guardie e soldati alle case di Don Ferrante. Che nessuno di loro esca da Mantova. Voglio le prove scritte della congiura, le prove! Voglio informare tutte le corti d'Europa. Il pericolo sta su di noi, non c'è più tempo. Non c'è più tempo per me. Non è vero, Conte Striggi. Ditemi, che cosa devo fare? Eredi di Gonzaga del ramo di Francia, di Gonzaga di Nevea, consentire a Carlo di sposare Maria. È questo che devo fare, Conte Striggi? E se fosse un errore? Il vostro maggiore errore. Vi fidate tanto dei francesi? Basta. Basta. Sono troppo malato. Signor Duca, datemi i vostri ordini. Ma come? Al principe Carlo è già morto. Ma no, il principe Carlo annuncia che è morto il duca Vincenzo.
Ma cosa dice tu? La mia ditta si è appena sposata? No, sì, no, sì, no, sì, no, 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 il principe Carlo si è sposato. Ma allora chi è che è morto? Vincenzo! Carlo! Vincenzo! Carlo! Vincenzo! Carlo! Vincenzo! Carlo! Vincenzo! Vincenzo! Ancora. Fugget et fugget el dulu. È nato il nostro Redentor. Bevi col vin in allegria. La baciuncia il dolor porta via. Quando il duca è morto, chissà che cosa stavano facendo gli sposi. Pregavano. Sull'inginocchiatoio a due piazze, regalo dell'inquisitore. Bevi col vino in allegria, la baciuncia il dolor porta via. Non mi sento più le gambe. Anch'io. Buonanotte, signor Conte. Buonanotte, anzi, buongiorno. C'è stato molto da lavorare in cancelleria. Sì, moltissimo. Volete? È vero che il duca verrà sepolto nella chiesa di Santa Barbara, proprio nella cripta? Non capivo. Ancora non potevo capire. Innamorato palpitar tremendo.